Allora, i soci fondatori della fabbrica di vestiti, che è una cooperativa, sono molto esibizionista, e nasce da me Francesca. Francesca adesso è a Forte dei Marmi a lavorare. Quando lo dico tutti ridono, ma come a Forte dei Marmi a lavorare? Però sta lavorando sul Sì, si vede a serio. parte Non si lavora a Forte dei dei Marmi, Marmi, sì, ma vero? l'estate sì. No, infatti lei è andata a lavorare per l'estate, per cui ha abbandonato la fabbrica e sono da sola per tutto il periodo estivo. Io e Francesca, brevemente, vi raccontiamo la nostra storia. Siamo due ex consulenti aziendali di direzione e organizzazione aziendale. Veniamo da un ambiente bello competitivo, di quelli belli sani, dove non ti puoi fidare di nessuno, men che meno di quelli che lavorano a stretto In che contatto con settore? te. Nella consulenza di direzione e organizzazione aziendale, lavoriamo, abbiamo lavorato per più di 12 anni, soprattutto su Milano e Brescia, vabbè. E da questi 12 anni è venuta fuori di buono la nostra amicizia. E per cui sì, e comunque vabbè, un bel po' di esperienza che non fa mai male. Quindi una domenica di settembre a pranzo insieme io e lei, io gli dico questa cosa, dico: "Ma senti Franci, io ci avrei in mente di aprire un co-working." E lei mi dice: "Bello, bello, bello co-working, ma cos'è un co-working?" E vabbè, gli dico: "Allora niente, ti faccio vedere un po' di co-working." E quindi a ottobre abbiamo iniziato il pellegrinaggio in macchina, perché il bresciano, come leggete, si conosce solo questo mezzo di trasporto. E non è banale quando dovete aprire un co-working a Brescia, da tenere assolutamente in considerazione questo fatto. E quindi siamo andati a vedere tutti i co-working, o quantomeno quelli un po' pochino più famosi, anche quelli un pochino più vicini, insomma. E abbiamo cominciato a conoscere questo mondo fatto di gente un po' diversa, di gente un pochino più pulita, mi sento di dire questa cosa, con la voglia di collaborare, di condividere, e non per questo, di non fare impresa, di non generare lavoro, di non far business, però con la voglia di aprirsi agli altri, con uno spirito un pochino diverso. E da allora seguiamo i nostri guru. Oh, beh, li veniamo, li tocchiamo, li abbracciamo. Bravi, bravi, cosa avete fatto? E poi ci siamo messi di buon impegno e anche noi abbiamo cominciato a sudare, a pensare a come aprire questo co-working, dove, come, quando, sta in piedi, non sta in piedi, io e te, ma come l'SR, la cooperativa, no, cooperativa perché è bello, cooperativa, co-working, collaboriamo, cooperiamo, apriamo una cooperativa, non aprite una cooperativa. Poi vi do le specifiche se ne avete bisogno del perché non dovete aprire una cooperativa. E poi è arrivata lei. In realtà non è arrivata subito lei. In realtà abbiamo aperto uno spazio prova, piccolo, 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 proprio in centro storico a Brescia, nel quale non potevamo fare co-working perché siamo stati ospiti paganti, di uno spazio, di un negozio di arredamento. Ma era un grande open space nel quale abbiamo potuto cominciare a fare eventi, perché la nostra comunicazione è partita da lì. Noi, il nostro racconto verso gli altri è partito da questo spazio eventi piccolo, per cui pomeriggio, sera, weekend facevamo tutta una serie di eventi. Che tipologie di eventi? Eventi finalizzati a portare un po' di aria nuova a Brescia, quindi Milano, guardate, si muove così, quindi anche Brescia, ragazzi, vedete, parliamo di questo, facciamo rete, le nuove tecnologie, Arduino, chi più ne ha più ne metta, e cominciamo a far conoscere la fabbrica dei mestieri, per cui a fine evento, evento importantissimo per radunare tante persone insieme nello stesso punto, ma il vero momento clou è fine evento, vi raccontiamo chi siamo noi e perché ci è venuta in mente questa idea. E lì abbiamo preso il primo cliente, no? Il famoso, si parlava prima del primo cliente, il primo, il secondo, terzo, quarto e quinto. E fortunatamente sono tanti adesso, sono abbastanza da consentirci di stare in piedi
ancora ogni tanto traballiamo sulle gambe come i bambini piccoli. Ci siamo da un anno, perché non vi ho detto, lo spazio piccolo l'abbiamo aperto a febbraio 2012 e poi ci siamo trasferiti in quella Villa Liberty, anch'essa in pieno centro storico a Brescia, a luglio dell'anno scorso, quindi a luglio facciamo un anno in questa nuova sede. E uno a uno li abbiamo guadagnati tutti, lo spazio si autosostiene, non genera ancora reddito, diciamo così, ma si autosostiene, peraltro è una cooperativa, quindi non potrebbe neanche generare reddito, però genera lavoro per chi? Per noi e per tutti quelli che lavorano all'interno dello spazio. Perché? Perché noi parliamo con loro parlano con noi, ma soprattutto loro parlano tra di loro e parlano tra di loro in questo spazio che non è un gestionale meraviglioso, non è una cosa super tecnologica, è una pagina chiusa di Facebook, è un gruppo chiuso e si chiama il Laboratorio della Fabbrica dei Mestieri, dove loro tutti i giorni si raccontano dalla stupidata, sono andato a prendere il gelato lì, è buonissimo, vacci anche tu, il mio cliente mi ha chiesto questa cosa, io non sono capace di farlo. E quindi chi mi aiuta? I membri della community si conoscono tutti, di fatto. Perché? Perché organizziamo eventi dedicati solo a loro, perché facilitiamo le relazioni, perché spesso non si incrociano. Abbiamo quelli che lavorano da noi tutti i giorni, abbiamo quelli che lavorano da noi una volta alla settimana, una volta al mese, quelli che da Verona, ma poi li perderemo, vengono a Brescia a lavorare, quelli da Cremona passano sul territorio e quindi si fermano. Mannaggia. Quindi torniamo dietro solo un secondo. Dicevamo prima, a volte loro si piacciono, loro i membri della community, e così cominciano a progettare insieme. Vi ho portato l'ultimo nato a casa della fabbrica dei mestieri, quindi se vuoi far partire il video delle due giovani. Dammi un minuto. La presentazione non è finita. No, no, lo facciamo vedere alla fine. Hai ragionissimo. No, no. Il nostro prossimo racconto sarà il Fab Lab, che è in fase di progettazione, dove sarà il nostro progetto assomiglia un po' a quello che avete visto di Combo. Non sarà nella sede della fabbrica dei mestieri, ma sarà un'altra sede dislocata nel territorio dove ci sarà solo il Fab Lab. E sarà fatto in collaborazione con altre realtà del territorio, perché quello è anche il lavoro che facciamo sul territorio, cioè la fabbrica dei mestieri è un fine, ma è anche un mezzo per promuovere tutte le professionalità che ci sono all'interno della fabbrica dei mestieri ed è il mezzo più facile con cui comunicare per i freelance, perché se il freelance va a bussare a Confartigianato, associazione industriali piuttosto che Comune di Brescia, sicuramente non li aprono. Se andiamo a bussare noi, 2 minuti scarsi, però ce li danno, ok? E quindi noi fungiamo da tramite per i progetti dei nostri freelance e per andare a attingere a tutto quel business e quel lavoro che da queste associazioni, da questi grandi maker bresciani escono e che altrimenti non raggiungerebbero mai i nostri freelance. Ecco appunto. E poi abbiamo anche tanti altri progetti, sempre che lui non ce li bruci al volo, perché tutte le volte che io e Francesca abbiamo un'idea e finiamo di darci delle pacche sulle spalle, brava Franci, che ideona che hai avuto, brava Ombri, esce un suo posto e lui non solo l'ha già pensato, ma l'ha già fatto. E quindi noi. Ecco, infatti, no, ma io ho questo sospetto, quindi tiriamo i remi in barca, zitto, zitto, non dir niente, siamo tardive, come diceva prima Gianni, noi siamo tardive e basta, non tardive digitali, arriviamo comunque sempre dopo.